Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio spiegare come usare un'archiviazione USB di massa sulla vostra PS4. Bene, cominciamo. Andiamo su Impostazioni, Dispositivi di archiviazione USB. Allora, il vostro dispositivo di archiviazione USB deve avere tre requisiti, ovvero deve essere USB 3.0 o superiore, deve avere una capacità minima di 250 giga e una capacità massima di 8 terabyte. Il terzo requisito invece è che deve essere collegato direttamente alla PlayStation 4 e non con hub o sdoppiatori di segnale. Bene, arrivati a questo punto, colleghiamo il nostro hard disk Open Drive alla PlayStation 4 X. Vedete, ci dà tutte le informazioni: nome dispositivo, produttore, eccetera eccetera. Noi formattiamo come memoria di archiviazione estesa. Quando noi formattiamo come memoria di archiviazione estesa, questo ci permetterà di installare i giochi direttamente sull'hard disk, mentre se vogliamo salvare i file che registriamo con la Play oppure facciamo dei screenshot, basta premere il tasto Option Formatta come exFAT. Noi lo formattiamo come exFAT, così proviamo se ci fa caricare qualche video. Andiamo su Galleria Catture, andiamo su un video qualsiasi, oppure uno screenshot, premiamo il tasto Option e abbiamo copia nel dispositivo USB. Eccolo qua, adesso ce li fa selezionare qualsiasi video vogliamo caricare, copia, ci dice dove ce li mette. Ok, adesso inizia il trasferimento. Bene, se invece vogliamo che il nostro dispositivo di archiviazione di massa salvi i giochi sopra, basta formattarlo, formatta come memoria di archiviazione estesa. Avanti. Questo dispositivo vuole continuare? Sì. Questo dispositivo è stato formattato come memoria di archiviazione estesa. Bene, adesso andiamo a provarlo. Andiamo su raccolta, dove ci sono i giochi di free to play che io scarico ogni mese. Ne prendo uno che occupa poco. Come vedete, lo sta installando sulla memoria di archiviazione estesa. Ok. Il gioco è installato. Ovviamente, se poi staccherete l'hard disk o la pendrive dalla vostra PlayStation 4, non potete giocare più ai giochi installati a dispositivo di archiviazione di massa. Grazie a tutti e al prossimo video.